Salve a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Final Fantasy X. Siamo qui ancora alla grotta del Monte Gagazet che dobbiamo finire la seconda prova. Volevo comunque informarvi che ho allenato veramente tantissimi personaggi in questo periodo. Sono veramente saliti parecchio ragazzi. Hanno tutti all'incirca 5000 HP, più di 5000 HP. Ovviamente anche le statistiche base sono leggermente salite parecchio. Sono salite davvero parecchio, ragazzi. Veramente una roba fenomenale. E adesso, ragazzi, dobbiamo avviarci per il nuovo pezzo di dungeon. Che stavolta mi sa che dobbiamo andare di qua. Boh, non mi ricordo, sinceramente. Proviamo a vedere di qua. Il budino, niente di particolare. Ok. Facciamo direttamente una tecnica anti-scatam che ritiriamo via la difesa fisica. Ovviamente Lulu, vabbè, la tiriamo ancora un po' su, anche se i punti comunque non posso ancora darglieli perché sono fermo. Ho il blocco purtroppo di livello 3 e non ho proprio la possibilità di procedere oltre. Questo qui continua a riprendersi, ma adesso lo faccio fuori una volta per tutte. Kimari è salito, ragazzi, veramente molto bene. Che leva veramente molto adesso, ragazzi. Perché come vedete, ragazzi, ho Auron e Lulu che hanno il blocco a livello 3 e non posso andare oltre. Quindi ho un bel po' di punticini da aggiungere. Allora. Ah, di qua non si può ancora andare, ok, quindi bisogna andare di qua. Che tecnicamente dovremmo andare di là anche. Questo qui è tosto, ragazzi, questo è davvero tosto. Questo qua fa veramente molto male. Quindi cerchiamo di farlo fuori alla svelta. Ok, è andato. Andiamo di qua, che ci sarà un'altra prova da fare adesso, ragazzi, Ma quindi le vuoi proprio prendere? Mamma mia, 9999. Allora tienitelo. Sono veramente saliti tantissimo, ragazzi, i miei personaggi. Allora, prima di tutto dovremmo andare di qua, sì. Allora, Auron sicuramente un colpo glielo do. Cambio, metto Rikku direttamente. Faccio salire un po' ancora anche lei, che è ancora debole. Kimari lo teniamo intanto, gli facciamo fare un attacco. Mettiamo Yuna, dai. Mettiamo Waka. Quello lo fa fuori subito. Ok. Tocca ancora a noi, ragazzi. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Andiamo di là. Andiamo a sbloccare anche il secondo segreto. Andiamo a fare l'ultima prova. Avevo visto nel salire un po' di livello, avevo visto qualche... come si chiamano? Qualche forziere, raga. Ah, è vero. Tidus ha l'abilità acqua. Vabbè. Facciamo salire così. Adesso cambiamo. Ah, è vero, non posso cambiare. Vabbè, ragazzi, facciamo fare così. Cosa devo dirvi?
Vabbè, intanto facciamo una panacea. Purtroppo con Tidus non posso attaccare. Ah, grazie, ma quanti ce ne sono ancora? Ok, andati finalmente. Allora, facciamo una piccola cosa, ragazzi, perché sennò Tidus non posso utilizzarlo. Mi metto questa, allora. Che anche se li catturiamo non succede niente. Aspetta, fatemeli curare un momentino. Ok. Dobbiamo fare l'ultima prova, ragazzi. Ovviamente è attacco nemico, né? Ecco, pure avvelenato. E va bene, cercando di farli fuori subito. Purtroppo con sto veleno di merda fanno davvero male. Curiamoli, va. Ok, ragazzi. Ecco qua la seconda prova. Scegliere il personaggio a seconda del diametro. Qui, mi sembra. Qui. E qui, guardiamo se è giusto. No, non era giusto. Allora, Riku mi sa che è proprio qua. Tidus qui. E Waka è lì, giusto? No, neanche. E vabbè, ragazzi, allora. No, ho sbagliato ancora. Allora, rifacciamola. Allora, Riku. Proviamo di qua. Tidus qua. E Waka è l'ultimo. Proviamo a vedere. Ok, deve essere giusta. Andiamo a vedere se ci ha dato il forziere, ragazzi. Sì, eccolo lì il forziere. Oh, finalmente non ci sono più i piranha. Inutile che ti carichi, tanto sei morto. Ok, apriamo il forziere. Fatosfera. E ora, ragazzi, possiamo tornare indietro. Mamma mia, quanto li odio i piranha. Facciamo fuori subito i piranha prima. Che sono parecchio odiosi.
uno è andato. E adesso va anche l'ultimo. Vabbè ragazzi, sarebbe tutta esperienza che si fa. Adesso dovrebbe essersi liberata la strada di là. Allora, Riku, proviamo a fare un ruba ora. Su questo, vediamo cosa rubiamo. Idromagilite, bene, perfetto. Facciamo fuori questo stronzo prima che faccia danni. E facciamo fuori anche gli altri. Sono odiosi i piranha, ragazzi, sono davvero odiosi. Ok, uno è andato. E era anche l'altro andato. Ok, non posso più catturarli. Ne ho già 10. Adesso andiamo di qua. Dobbiamo salire di... No, non dobbiamo salire di qua. Dopo dobbiamo salire di qua. Volevo vedere se riusciamo... Siamo riusciti a sbloccare i due forzieri, ragazzi. Mettiamo Kimari. Mettiamo Lulu. Si fa un bel fire. Ah, cavolo, non ho più. Vabbè, facciamo un fire. È vero, perché Lulu finisce le magie alla svelta, perché ho bimagia, ragazzi. Ok, siamo presi un po' di punticini anche qua. Ora, tecnicamente di là dovrebbe essersi liberata qualcosa. Allora, Yuna, fai raga su di lui. Ha parecchia resistenza, non c'è che dire. Mario sempre su di lui. Waka che tira via l'uccellaccio del Maugurio qua. E Tidus. Mettiamo Riku che l'attacchiamo una volta, così prende esperienza anche lei. Vabbè, meteorite, niente di particolare. E Auron finalmente, anche lui il dal colpo di grazia. No time to waste, let's go. Allora scendiamo, che andiamo alla salvosfera. Ecco, nemico oltretutto. Allora, considerato che volete rompere i coglioni, ecco, dove immaginarlo. Cominciamo subito così.
ovviamente facciamo ruba. Allora, sfera. Ok. Andiamo di qua, vediamo se è stato sbloccato. Sì. Allora, Ricco. Un ruba su di lui. Ovviamente. E va bene, chiamo Waka. Ok ragazzi, continuiamo di qua, che qua c'è un forziere. Tripla riserva. Ora dobbiamo tornare indietro ragazzi, perché ci sono altri due forzieri da andare a prendere. Se mi facevi il singhiozzo mi giravano un po' le palle. Considerato che singhiozzo fa veramente molto male, ragazzi. Ma adesso dovrebbe essersi liberato di là, eh. Quello è andato. Kimari lo cambiamo, mettiamo Waka e lo tiriamo via direttamente. Guardiamo se si è liberato qualcosa qua. Andiamo a prendere i due forzieri che ci sono qua. Ok ragazzi, abbiamo preso tutto anche qui. Ora possiamo continuare la nostra avventura del Monte Kagazet, che dobbiamo andare ad affrontare un boss. Mamma mia, fa tanto male. Ok. Ragazzi, mi sa che è arrivato anche il momento di salutarci qua. Perché la prossima battaglia mi sa che è veramente lunga. E sicuramente ci saranno anche dei filmati che durano anche un bel po'. Allora, rubiamo. Iniziamo ad attaccarlo. Questo qua fa abbastanza male. Auron sì, tanto. So be it. Farewell. Ok. No time to waste. Let's go. Ok ragazzi, siamo arrivati alla salvosfera. Mettiamo i punticini che siamo riusciti a recuperare. E anche Tidus è arrivato al blocco livello 3, ragazzi.
Allora, Yuna la mettiamo qua. Auron è al blocco 3, come vedete. Sta al blocco 3, non posso più andare oltre. Con Lulu pure. E vabbè ragazzi, ci arriviamo pian piano. Che purtroppo non ho le passosfere di livello 3. Kimari può andare giù di 2, che dobbiamo prenderci ancora qualche HP. E Uaka. Allora, di qua si va dove? Boh, vabbè, andiamo di qua, che ci andiamo a prendere anche una bella magia qui, mi sa. Dispel. Ok, ragazzi. Per ora il video finisce qui. Se vi è piaciuto il video lasciate tantissimi like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!